Amici di Radiofonica, continuiamo con le interviste da Sharper, la notte europea dei ricercatori. Con noi adesso la dottoressa Anna Laura Pisello del Dipartimento di Ingegneria per presentarci il suo progetto. Come si chiama il progetto e in cosa consiste? Bene, il progetto è un progetto europeo finanziato nell'ambito di Horizon 2020 e si chiama Energy to Peers, cioè vuole favorire la distribuzione e lo scambio energetico fra pari, nell'ottica della diffusione e nell'implementazione di comunità energetiche di cittadini. E quanto è importante il ruolo dei contributi europei nello sviluppo di questo progetto? Ci sono anche dei partner internazionali o è solo un progetto locale? No, allora i partner sono più di 10, di cui appunto circa 6-7 provenienti da altri paesi e 3 italiani, e quando l'abbiamo scritto insieme al Politecnico di Milano e al Comune di Milano per quanto riguarda i partner italiani, ancora le comunità energetiche non erano neanche realtà, quindi è importantissimo poter utilizzare questi finanziamenti per creare informazione per la costituzione di queste comunità energetiche, che non sono altro che isole di sostenibilità nell'ambito delle quali si può scambiare energia verde fra chi la produce rinnovabile integrata all'interno degli edifici e chi la distribuisce al suo vicino di casa. Il tema è attualissimo. Il progetto potrebbe essere implementato a livello locale o prevede anche questo uno sviluppo a livello internazionale? Allora, noi abbiamo delle comunità energetiche proprio qui a Perugia, in fase di costituzione, realizzate in fase di realizzazione, appunto in grado di collegare energeticamente una serie di edifici residenziali qui vicino al centro storico fra i 5 e i 15 chilometri, quindi sono attualmente 5 in fase di costituzione e stiamo già lavorando con il Comune di Perugia per cercare di favorire questi meccanismi virtuosi a partire da comunità sociali come quelle per esempio delle Proloco. Per chi cercasse maggiori informazioni, non so se c'è un sito web dedicato o altri canali. Sì, potete scrivere a me anna.pisello@unipg.it o andare su energy, cioè NRG, to2peers.com. Grazie mille alla dottoressa Pisello, noi torniamo tra poco con nuove interviste qui da Sharper, la notte europea dei ricercatori.